settimana didattica degli archivi, proposta dalla Regione Emilia-Romagna come patrimonio cultura e il servizio archivistico bibliografico della Regione Emilia-Romagna. Come sempre partecipiamo a queste attività proposte dalla Regione, questa volta l'abbiamo fatto con una collaborazione tra diverse realtà. La mostra parla dell'evoluzione degli strumenti di autenticazione della documentazione. Lo sapete che abbiamo un grandissimo patrimonio che passa attraverso l'archivio e la biblioteca. Questa volta però ne parleremo partendo dalla storia per arrivare alla modernità e alla digitalizzazione. Quindi a questo tavolo vedete seduti a Gramagnani dell'archivio storico, che ci tengo a ringraziare per la sua partecipazione. Partiremo quindi da un tratto storico del sigillo per arrivare poi alla modernità, e vediamo Daniele Margotti del Servizio di Innovazione Tecnologica e Informatica dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Come diceva giustamente Maria Chiara, abbiamo collaborato anche con la scuola Gerardico d'Arte, e quindi ci tengo a ringraziare per la sua presenza l'insegnante Gabriella Cainazzo, soprattutto perché da un po' di tempo a questa parte cerchiamo di creare collaborazioni con le scuole attraverso la Biblioteca Trisi, l'Istituto l'Archivio Storico e il Museo Baracca, attraverso dei laboratori che si chiamano BAM e che vogliono coinvolgere, diciamo, bambini di tutto il territorio attraverso dei laboratori gratuiti per mettere alla prova le loro conoscenze attraverso dei laboratori creativi in luoghi bellissimi, perché comunque il Museo Baracca sapete essere uno spazio meraviglioso, così come la Biblioteca Trisi e l'Archivio Storico, per far sì che possano conoscere il patrimonio della nostra realtà territoriale. Lo vogliamo fare gratuitamente per dare la possibilità a tutti quanti di prendervi parte, ma lo vogliamo fare anche perché crediamo che i bambini si debbano affezionare al patrimonio storico e culturale del nostro territorio, perché saranno poi loro che dovranno avere il cuore la conservazione di tutto quello che riguarda la parte culturale e artistica della nostra città. Dicevo, una mostra che ha visto una collaborazione, andiamo avanti da diverso tempo questa collaborazione tra diverse istituzioni culturali, cerchiamo di farlo anche con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, e in particolar modo ci tengo a ringraziare anche, ho citato le nostre tre istituzioni culturali, il Servizio Culturale del Comune di Lugo, la responsabile Giudizia Lupi per il lavoro che svolge da questi diversi mesi a questa parte, così come Maria Chiara Sbiroli, che è la direttrice della Biblioteca Trisi, e Francesca Del Giacomo, che questa mattina non è potuta essere presente, ma è la responsabile dell'archivio storico del Comune di Lugo. Credo che sia un obiettivo da parte dell'amministrazione quello di creare attività di coinvolgimento e di rete attraverso diverse istituzioni, deve farlo ovviamente coinvolgendo le scuole e i bambini del nostro territorio. Io vi ringrazio per la vostra partecipazione e lascio la parola a Maria Chiara Sbiroli. Grazie. Grazie. E come ricordava appunto l'assessora Gallegati, per noi è importantissima questa forma di collaborazione che abbiamo istituito in primis con l'Archivio Storico Comunale. Sono diversi anni ormai che lo spazio espositivo della Trisi, che vedete poi nella sua forma rinnovata, perché dall'autunno dello scorso anno abbiamo cambiato la collocazione delle teche espositive, e da diversi anni che con l'archivio collaboriamo alla realizzazione di mostre documentali e informative che illustrano e ci aiutano anche a comprendere degli aspetti anche nascosti del patrimonio che i due istituti conservano a Lugo. Perché l'archivio storico è il nostro naturale principale interlocutore. Il patrimonio della Trisi e il patrimonio dell'archivio storico sono in continuo dialogo, come sanno anche i tanti ricercatori, penso anche a Enrico Angiolini, l'attivista che è qui presente in sala, si muovono tra le due istituzioni in contiguità, in un continuo confronto. Un'istituzione non potrebbe esprimere al meglio la storia di Lugo senza tener conto del patrimonio conservato nell'altra istituzione. In questo caso la mostra Sigillum nasce da un'idea appunto di Francesca Del Giacomo, che è la responsabile dell'archivio storico, che da tempo aveva l'idea di valorizzare un aspetto specifico che si ritrova all'interno della documentazione storica delle nostre istituzioni, e che sono appunto i sigilli apposti sui documenti per autenticarli.
come poi Andrea Magnani spiegherà più nel dettaglio, illustrando quello che è stata quella scelta dei pezzi per il percorso espositivo, ci sono alcuni esempi unici e veramente interessanti, come la famosa bulla pendente che potrete vedere esposta. E quindi abbiamo pensato di sviluppare un percorso che mi fa piacere pensare possa essere interessante per approfondire le proprie conoscenze su un tipo di forma di autenticazione che fa parte appunto della tradizione del documento in quanto tale, che però nasconde anche in sé una grande bellezza. Molti dei documenti che potrete vedere sono belli da vedere e alcuni sigilli, in particolare quelli cartacei, assomigliano quasi a dei pizzi. Quindi mi piace pensare che anche all'interno di una mostra che vuole essere informativa e documentaria ci sia spazio per la bellezza, semplicemente di poter ammirare dei documenti che per motivi conservativi normalmente sono conservati all'interno di faldoni. Quindi, come sempre cerchiamo di fare, uniamo l'utile al dilettevole e indoriamo in un certo qual modo la pillola della conoscenza, che sicuramente aumenterà con questa giornata, perché abbiamo previsto tre diversi interventi che, a partire da un ragionamento storico su quello che è il percorso espositivo, ci porteranno poi a capire come della documentazione storico-archivistica può essere utilizzata per fare della didattica in classe, ed è questo il motivo per cui questa iniziativa rientra all'interno del meritorio programma Quanto è storia nella storia, che incentiva proprio le istituzioni di conservazione documentaria a dialogare con le scuole per rendere questo materiale vivo per i ragazzi che studiano anche la storia, magari che si approcciano per la prima volta allo studio della storia, per arrivare poi a un tema che è quello dell'alfabetizzazione digitale. Noi sin dall'inizio abbiamo pensato che il percorso non potesse fermarsi alla documentazione storica, ma dovesse arrivare al presente. Ed è il motivo per cui abbiamo chiesto sin dall'inizio la collaborazione di Daniele Margotti, perché la storia dell'autenticazione dei documenti ha anche un aspetto contemporaneo, digitale, che non tutti conoscono. Noi sappiamo di dover utilizzare adesso il sistema di autenticazione personale SPID e sappiamo che esiste una firma digitale, non tutti la usano, però crediamo che sia importante sapere che strumento è, come utilizzarlo, perché per essere dei cittadini consapevoli del mondo in cui vivono è importante saper utilizzare gli strumenti che abbiamo a disposizione, anche quando questi sono digitali e magari, come il linguaggio XML che vedete anche esposto in mostra, istintivamente un po' ostici rispetto al documento e al sigillo di cera lacca che un po' ci fa venire nostalgia dei tempi andati. Invece è importantissimo poter capire come utilizzare questi strumenti. Uno degli aspetti su cui la Biblioteca Trisi sta lavorando, grazie soprattutto ad Andrea Moroni, è quello dell'alfabetizzazione digitale. Abbiamo un servizio SPID all'interno della biblioteca, abbiamo un facilitatore che è a disposizione di tutti gli utenti per chiarire difficoltà d'uso, problematiche nell'utilizzo di SPID e dei principali strumenti di utilizzo del servizio SPID. Anche questa iniziativa vuole essere in continuità con l'alfabetizzazione digitale che la Trisi si è impegnata a promuovere. Scusate questo grande cappello, però ci tenevo a pensare a tutte le connessioni che hanno portato a realizzare questa mostra. E adesso passo la parola ad Andrea Magnani, che insieme ad Annalita Tasselli ha curato il percorso espositivo. Grazie. Buongiorno a tutte e tutti. Allora, io porto i saluti di Francesca Del Giacolo, direttrice dell'Archivio Storico, che non è potuta essere qui, ma ha voluto fortemente la mostra, e trovate anche nel libretto che vi abbiamo consegnato un suo scritto che approfondisce in modo più puntuale quello che appunto io oggi cercherò di dirvi per introdurvi a questa mostra. Mentre la stavamo allestendo, pensavo che statisticamente credo che la frase più pronunciata da chi viene in archivio per la prima volta e si trova davanti questo magazzino immenso pieno di faldoni, la frase più pronunciata è sempre "quanta carta". E io tutte le volte rimango un po' interdetto, perché non riesco mai a capire il tono, se è un tono dispregiativo, nel senso quanta carta inutile che si produce, si è prodotta nel tempo, o se, come vorrei sperare, quante storie segrete lontane nel tempo saranno raccontate in questa montagna di carta.
Ecco, noi nel nostro piccolo abbiamo cercato di farle uscire queste storie, grazie anche alla collaborazione con la biblioteca. Anche l'anno scorso, in Quante storie della storia, abbiamo raccontato il percorso dell'acqua potabile a Lugo, il percorso verso l'acqua potabile a Lugo. Ecco, quest'anno facciamo qualcosa di diverso dal solito, nel senso che quasi ci disinteresseremo del contenuto di queste carte. Eppure voi nella mostra vedrete documenti importanti della biblioteca, vedrete condoni delle tasse dovute dalla comunità di Lugo, concessioni della casa d'est, troverete dei passaporti di privati cittadini che sono storie curiosissime e interessantissime, ma non è questo che guarderemo, perché c'è tanto altro oltre la scrittura su carta. Perché l'archivio storico può essere anche un universo di piccoli particolari, appunto di tecniche che si sono succedute nel corso del tempo per convalidare i documenti. E appunto tra i vari caratteri che vengono definiti estrinseci del documento, cioè quelli caratteri che ci raccontano la fattura materiale del documento e quindi l'apparenza esteriore, indipendentemente dal contenuto, come lo studio dell'inchiostro, della materia scrittoria, ecco che i sigilli forse sono gli elementi di maggior fascino e, nonostante la loro storia plurimillenaria, forse spesso messi in secondo piano, forse perché visti come campo di indagine per pochi specialisti o oggetto da collezionista, ecco. Abbiamo già svelato la funzione che hanno questi sigilli, convalidare i documenti, però in realtà i sigilli hanno avuto più funzioni e spesso queste funzioni coesistono tra loro. E allora parto da una definizione di sigillo data dall'archivista Paola Carucci, ovvero il sigillo è all'inizio un segno di riconoscimento, poi un segno sussidiario di autenticazione, infine il principale e talora unico segno di autenticazione. Proprio dall'inizio è un segno di riconoscimento. Allora partiamo dall'origine etimologica della parola sigillo. Sigillum è il diminutivo di signum, quindi appunto è un segno che ancora forse prima della scrittura serviva appunto ai cittadini che avevano bisogno di distinguersi rispetto agli altri attraverso un simbolo che fosse riconoscibile da tutti in un mondo che aveva poca dimestichezza con la scrittura. Cioè, per arrivare appunto a questa fase finale, quindi col sigillo che ha la funzione di convalidare i documenti, bisogna partire da questo legame, questa simbiosi che c'era tra il sigillo e il suo possessore. Il sigillo era un tutt'uno col possessore, tant'è che veniva condotto fino al sepolcro o comunque veniva spezzato alla morte del titolare. Perché comunque per arrivare appunto, come ho detto, a questo ruolo giuridico del sigillo di convalidare i documenti, anche nel campo del diritto, si parte sempre da qualcosa di umano e simbolico. E poi vedremo come questa simbiosi tra il sigillo e il possessore si sposterà a essere una simbiosi tra il sigillo e il documento. Ma appunto io vi ho detto diverse funzioni. Quali sono queste funzioni del sigillo? Nell'antica Roma, a Grecia, nella Grecia, nel mondo ellenistico, il sigillo aveva una funzione di chiusura. Appunto, anche oggi per noi sigillare vuol dire chiudere, cioè serviva per garantire l'integrità del testo, perché all'epoca la funzione di convalida del documento era data dalla sottoscrizione autografa, non ancora dal sigillo. Poi il sigillo è un'attestazione di proprietà, appunto perché è così legato al possessore, indica appunto la proprietà sull'oggetto. È poi nel Medioevo, che è appunto l'epoca d'oro del sigillo, che sigillare assume un significato più complesso, perché appunto si è passati dall'origine, che era una constatazione fisica, semplicemente fisica, materiale, cioè se il sigillo è stato rotto vuol dire che la busta è stata aperta, quindi sigillo come chiusura, diventa invece qualcosa di più complesso, basato su una convenzione sociale, appunto l'atto di imprimere in calce al documento un sigillo volto a testimoniare che le volontà scritte nel documento corrispondono a quanto intendeva appunto chi possiede il sigillo. Se il documento è emanazione di una volontà, ecco che il sigillo diviene il garante di quella volontà.
Quindi sigillare ora assume un altro significato, il significato di corroborare, autentificare, sottoscrivere. E perché nell'epoca medievale? Perché è una fase di dealfabetizzazione della società, cioè l'incapacità di leggere e scrivere porta a crescere il ruolo del sigillo proprio perché è un simbolo riconoscibile e riconosciuto da tutti. Poi in realtà con la scrittura chiaramente l'alleanza tra il sigillo e il documento era inevitabile. Perché il grafema linguistico utilizzabile da tutti si allea per forza col sigillo che è utilizzabile dal singolo, in modo tale che un messaggio potesse essere recepibile da tutti ma attribuibile alla singola persona. Questa simbiosi tra documento e sigillo voi la potrete vedere nella mostra, perché basta vedere quando una pergamena viene fatta trapassare dai lacci e dai fili per unire il sigillo al documento, perché siamo in un'epoca in cui anche il diritto aveva bisogno di vedere materialmente questa simbiosi, questa alleanza concettuale ma appunto anche materiale tra sigillo e documento. Ma questa simbiosi la potete vedere anche sul piano linguistico, perché il sigillo, pensiamo a uno dei sigilli più celebri, poi dopo appunto nel libretto troverete tutte le indicazioni, dopo cercherò nella mostra per chi vorrà di raccontarlo, ma uno dei sigilli più celebri, il sigillo di metallo chiamato la bulla. La bulla andrà non solo a identificare il sigillo, ma col tempo indicherà anche il nome del documento, perché tutti abbiamo sentito dire bolla papale, bolla di scomunica, bolla di canonizzazione. Questo è un esempio appunto di simbiosi tra il documento e il sigillo. Il nome del sigillo diventa anche il nome del tipo di documento. Ecco che il sigillo, che era entrato in crisi nell'epoca alla fine dell'Impero Romano, incomincia a essere utilizzato poi nelle cancellerie regie altomedievali, fino a diffondersi sempre di più. Appunto nelle cancellerie c'era l'ufficio dei sigillatores, che ci dice Pratesi erano custodi del mezzo più comune e il mezzo più comune di convalida, più comune e più delicato di convalida, perché poi i legislatori dovranno anche cominciare a preoccuparsi del rischio della falsificazione del sigillo ed escogitano nuovi metodi, tipo per esempio l'introduzione di un controsigillo, quindi l'introduzione di un sigillo nel rovescio del sigillo in cera pendente. Ecco, però col tempo l'uso del sigillo si diffonde sempre di più, sempre verso più ampi strati della popolazione, cioè si parte appunto dalle cancellerie risalte medievali, poi lo inizieranno ad usare nobili, laici ed ecclesiastici, le corporazioni, i comuni che hanno lottato tanto per la loro autonomia ci tengono, rivendicano l'utilizzo di un proprio sigillo, fino anche ai privati. Però qui bisogna fare un discorso, cioè alla generalizzazione dell'uso del sigillo non corrisponde una generalizzazione del valore giuridico del sigillo, nel senso che il sigillo resterà una prerogativa dei documenti pubblici. Nei documenti privati, certo, il privato può utilizzare il proprio sigillo per appunto riconoscersi, ma equivalrà a una firma non autentificata, cioè non fa fede in caso di controversia, appunto perché rimane solo per i documenti pubblici, la funzione che abbiamo detto, quindi di convalida del documento. Poi il sigillo ha in Italia minor diffusione che in Europa, dove fino al XIV secolo resterà per tutti i tipi di documenti. In Italia invece abbiamo la figura del notaio che assuma forme di fede molto presto, e quindi non servirà appunto l'uso del sigillo come in Europa. Per quanto in Italia siano nati gli studi sui sigilli, il primo trattato è stato scritto in Italia da Giorgio Longo nel 1615. Il termine sigillografia, cioè la scienza che studia i sigilli, è stato ideato da un italiano. Poi però gli studi sono fioriti maggiormente in Europa piuttosto che in Italia. Ecco, poi chiaramente nel corso della storia, appunto dal 1400, con la crescita dell'alfabetizzazione, il sigillo per, insomma,
viene un po' soppiantato dalla sottoscrizione autografa, ma l'uso del sigillo ormai si è diffuso, cambia forma. Infatti nella mostra all'inizio ci sono i sigilli, poi compariranno i vari tipi di timbri, perché appunto sono anzi aumentati l'uso del timbro nella burocrazia, ma il sigillo, se ci pensiamo, anche oggi sì, al di là delle valenze pratiche via via assunte, come abbiamo detto, funzione di chiusura, attestazione di proprietà, convalida del documento, rimane il simbolo del potere e dell'autorità. Se ci pensiamo, anche oggi abbiamo un ministro che ha garanzia del sigillo, il ministro della giustizia lo chiamiamo guarda sigilli, e si vede l'importanza del sigillo nel momento della promulgazione della legge. Nella Gazzetta Ufficiale si cita il momento della posizione del sigillo da parte appunto del ministro della giustizia. Quindi il sigillo, segno simbolico e concreto dell'autorità di una persona, diciamo, nel mondo d'oggi non perde le sue funzioni, ma semplicemente si adatta al contesto sociale, giuridico e anche tecnologico, come ci spiegherà Daniele. Grazie Andrea per la chiarezza, anche la brevità con cui sei riuscito a trattare un tema lungo nel corso diacronico dei secoli, ma anche appunto dando una serie di spunti veramente interessanti. E adesso Gabriella Cainazzo, docente presso la scuola primaria Codazzi Gardelli dell'Istituto Comprensivo Lugo 1 Francesco Baracca, ci parlerà di una fattispecie specifica, che è quella del monogramma, e del laboratorio che ha condotto con gli studenti delle classi quarta e quinta dell'istituto della scuola primaria Codazzi Gardenghi, e ne approfitto anche per ringraziare le tante famiglie che vedo in sala e tanti bambini, ragazzini e ragazzine che hanno realizzato dei veri capolavori artistici, hanno mostrato una fantasia, una capacità di esplorazione appunto di questo concetto del monogramma veramente molto molto bella, e quindi ringrazio tanto la professoressa Cainazzo che ci ha permesso questo dialogo con la scuola primaria. Prego Gabriella. Buongiorno a tutti, e innanzitutto ringrazio, la tengo più vicino ma la voce ormai si sente, a parlare nelle classi ortono alto. Ringrazio innanzitutto l'assessore alla cultura Pezzi, il vice sindaco Gerson, mi sta iniziando ad andare in banana, e un mio alunno mi aspettava, l'assessore alla cultura, e volevo ringraziare la direttrice della biblioteca Trisi che ci ospita, ringraziare anche se non è presente la direttrice, la responsabile dell'archivio storico, e tutte le persone che oggi sono qui, e in particolar modo anche ringrazio la mia dirigente con l'istituto che ha permesso di poter condurre questo progetto, non nato subito a settembre, quindi in corso già da anno, e le colleghe che hanno collaborato, e ricordo la dirigente alla Greco, Baracca di Lugo, e in particolar modo anche per voi lo sto correndo. Io ringrazio di cuore veramente tanto gli alunni, gli studenti, gli alunni delle quarte e delle quinte, perché sono quelli che hanno veramente lavorato, collaborato, dato tantissimi spunti e tantissime idee. Non nego di essere emozionata di ritrovarmi a parlare oggi stesso davanti ai miei alunni che solitamente ho in classe e vedere come ha fatto ragazzo la maestra. È normalissimo. Lo notate? Ho sbagliato anche il nome del vice sindaco. Non viene così. Non si finisce mai di imparare, neanche a 50 anni, ragazzi. Allora, di seguito, va bene, comincio. Allora, la mostra e il quaderno didattico che oggi presentiamo illustrano i risultati di un progetto
che ha coinvolto, come dicevo, le classi quarte e quinte della primaria Corazzi Gardelli di Lugo, in questo libretto che si chiama Viaggio per partire all'esplorazione del mondo dei sigilli e dell'arte di distinguersi. Muovendo dalla storia delle tavolette cuneiformi, poi si passa alle tavolette cerate, dalle pergamene, dalle carte antiche, fino ad arrivare ai nostri giorni, alla firma digitale. La parte propriamente laboratoriale, che poi si è svolta con i ragazzi, si è concentrata sia sull'idea teorica e sia sulla realizzazione pratica da parte di ogni alunno di un monogramma. Anche se voi tutti sapete cos'è il monogramma, diciamo così, lo ricordo ai piccoli giovani studenti in sala che il monogramma, cito qui la voce dell'Enciclopedia Italiana Treccani, e non è altro che un insieme di lettere scritte in modo da essere congiunte o intrecciate a formare un unico segno grafico che poi prende la forma attraverso una croce, un cerchio, un quadrato, quindi figura geometrica, un rettangolo, è usato per rendere un nome di persona. Quindi questo insieme di tutte queste lettere fa questo. Questa scelta è stata compiuta perché questo tema, comunque sia, che può sembrare partire da così lontano, dal passato, e si pone al centro sia dal passato fino ad oggi e risulta particolarmente importante per la connessione che c'è anche nella realtà quotidiana in cui i giovani ragazzi ci si ritrovano, come appunto la definizione di una propria identità reale e virtuale, sia sul piano di vista elettronico e le sue difese, come la cosiddetta difesa della privacy, della propria identità. I monogrammi, quindi, con cui le persone del passato attestavano la loro autenticità dei documenti, avevano infatti la funzione primaria, innanzitutto, di difendersi da ogni tentativo di sostituzione o falsificazione. Ricordiamo solo, in questo caso, i papi, gli imperatori del periodo del Medioevo, che dovevano ogni giorno, come noi, lottare per evitare la clonazione della propria identità, essere in grado di dimostrare in maniera inequivoca che un determinato documento era davvero l'espressione della loro volontà, per evitare di vedersi usurpare il dominio, il possesso di un dominio con degli atti falsificati. Penso solo agli artisti, alle grandi officine degli artisti pittori, in questo caso dal Rinascimento in poi, che devono comunque difendere le proprie opere da altre falsificazioni, quindi appongono il loro monogramma in basso, di solito in basso a destra, o anche ai cosiddetti committenti che vogliono anche far sì che ci sia il loro monogramma a posto in questa opera d'arte, venga a posto. Sto anche pensando, vado un attimo a braccio, sto anche pensando alle strutture architettoniche dove si vuole che comunque sia resti questo segno, questo monogramma, questo segno, questa identità di chi ha voluto la realizzazione di questa, di quest'opera. Oggi può sembrare molto più semplice, ma secoli addietro era difficile, era l'unico modo più semplice, era quello di mettere un segno, un monogramma, un segno che fosse riconoscibile per tutti, e perché non tutti sapevano, anzi pochi sapevano leggere e scrivere, e quel segno doveva essere talmente forte
impatto, dico io, da dover far capire con queste piccole lettere, con questi piccoli, con piccolo disegno, la loro identità, la loro personalità, la loro anche potenza, la grandezza, la maestosità. Infatti possiamo notare come, vabbè, questa zona è da lì, poi mi è anche piaciuto lavorare con i bambini, perché è molto facile sui libri di storia parlare di far vedere tutto quello che c'è sui libri di storia, poi sui libri, ma poi va tutto vissuto al vivo, e con i ragazzi stessi, ma voi sapete che qui a pochi chilometri a Ravenna avete uno dei monogrammi più belli in assoluto, che è quello di Teodorico, che ci invidiano tutti. Oppure ci sono sulle colonne il monogramma, se andate anche a Ravenna, di Giustiniano. E sempre stesso qui in Emilia Romagna, un po' più distante, a Modena o a Nonantola, si hanno dei documenti dove vi è il segno, dove vi è il monogramma di Carlo Magno. Loro quando sentono parlare di questi personaggi, però sembrano sempre così lontani, cioè tutto appare così lontano. Il bello è poter farli rivivere, perché per loro molte volte lontano è già solo dire 40 anni, 50 anni fa, è tutto antico, vecchio. Questo è un piccolo cappello così. E dettagli proprio sulla storia del monogramma li ritroverete qui nel libretto. Io voglio fare un excursus molto più, diciamo, più sobrio, e piace più che altro, ecco, dirvi qualche aneddoto, raccontare qualcosa della particolarità di questi laboratori, di quando sono stati effettuati questi lavori per i bambini. E nello specifico uno degli intenti, sì, quello era sì, di poter realizzare con i bambini qualcosa che fosse un simbolo per loro, inequivocabile e inconfondibile. Ci tengo tanto su questi due termini, inequivocabile e inconfondibile, della propria identità individuale. Basta solo pensare nella società in cui si vive, dove tutti devono essere assolutamente omologati, gli standard sono quelli, la diversità o l'originalità molte volte è tema di un momento anche di difficoltà, perché si è fatti fuori, cioè, questo lo si nota nella realtà tra i ragazzi, gli adulti, ma i ragazzi. Quindi i ragazzi sono riusciti a esprimere in maniera non di comando, in maniera critica, una creazione originale. Ognuno di loro, pur avendo gli stessi nomi, ha creato, chi in maniera molto tecnica e chi in maniera veramente artistica, il monogramma del proprio nome. Devo essere sincera, io ho dato pochissime indicazioni, cioè veramente, veramente poco. Le indicazioni di un foglio di una metà quattro, in maniera tale da poterlo poi esporre, perché poi sono belle retroscena. Libertà di colori, fatto vedere degli esempi, coloro che sono più avanti di noi, hanno subito detto, ah, ma è come loro, iniziamo a dire tutte le marche che loro conoscono. Ho detto sì, il logo è semplicemente due iniziali, il monogramma è l'insieme di tutte le lettere. E qualcosa che ho imparato io ai tempi dell'università sulla questione dei colori, perché vedere i bozzetti dei monogrammi realizzati e poi vederli colorati, ci si può confondere e non vengono messe in evidenza tutte le lettere, nello specifico. Questo me l'ha fatto notare i bambini. Io l'avevo notato, diciamo, a casa quando ho visto i bozzetti e poi quando li ho visti colorati. E ho detto, beh, in realtà con questa lettera si vede meno. Mentre alcuni studenti, alcune classi, mi dicono, no, qui non mi si vede la T bene o la M, devo ripassare con un altro colore.
questo inconsapevolmente sa già quali sono le leggi dell'araldica, che l'araldica si deve dare per poter presentare uno stemma o altro. Quindi davvero i bambini hanno scelto individualmente di seguire e assecondare le proprie inclinazioni personali. Vedrete nel percorso della mostra dei monogrammi che apparentemente possono essere molto belli, ricercati. Altri, uno potrebbe passare e dire sono tirati via oppure qualcuno non è colorato. No, non è che non sono terminati, non sono colorati. È stata proprio una scelta. Una scelta proprio loro, tipo no, a me piace così, io non lo voglio colorare. A me piace disegnato in questo modo, mentre l'altro è molto pura, estrema. L'altra nota peculiare è stata quella di... E lì mi ha fatto pensare a chi doveva pensare a un proprio monogramma del passato, quello di volerlo personalizzare e anche a seconda del momento. Cioè, ci sono stati dei bambini, perché non l'hanno fatto tutti negli stessi giorni, nelle stesse giornate. Quindi ho notato come c'erano degli alunni che erano stati nel fine settimana, nel ponte del 25 al mare. E allora hanno disegnato, hanno colorato questi monogrammi più sull'azzurro, il celeste, con quello che gli piaceva, il mare, i delfini. Chi invece ha decorato, li ha personalizzati, ecco, noi li chiamo decorati personalizzati con il loro sport preferito, le attività sportive che svolgono, i colori della propria squadra, di calcio, o anche i colori della terra di provenienza dei loro genitori. E altri invece hanno avuto proprio delle forme proprio tecniche, geometriche, non ultimo, questo mi ha fatto sorridere, mi ha fatto pensare davvero a quegli artisti che dovevano soddisfare le esigenze dei vari committenti e seguire le loro inclinazioni, perché qualche bambino, sapendo, quindi sa, lo posso dire, ho degli alunni che conoscono bene i colori preferiti delle maestre, e allora alcuni carini, anche da farsi con piacere, fanno: ma a te di che colore ti piacerebbe? E io, boh, no, scegli tu, cioè siete liberi. No, il rosso e il viola no, perché piace a Valentina, una delle colleghe. Mi permetto di citarla perché è in sala. E poi è da giovane. Sono testimoni, no, perché lo vedono come il rosa, il viola, colore moderno e più da giovane. No, vabbè, a me piace il rosso, no, a te piace il rosso e il verde, perché mi vedono spesso vestita di verde, non caso, eh. Quindi questo, termino, non voglio allungarmi più di tanto perché è la mostra che secondo me parla dei loro lavori e delle emozioni che hanno veramente dato. E concludo dicendo solo che queste opere, questo impegno di creare questo loro monogramma, che diviene una firma univoca, è un frutto esclusivo della loro inventiva, deve far sì di rafforzare la loro stima in tutto questo ambiente, ma che comunque li obbliga anche a ragionare in termini di astrazione, perché non è facile per un bambino della loro età aver davanti un foglio dove gli si propone un quadrato, un cerchio o un rettangolo, perché le norme sono queste, e vedere proprio loro decidere. Si contavano proprio le lettere, il mio nome è Giulia, questo numero di lettere, e allora va meglio in un quadrato, poi facevano le prove, no, si legge meglio in un rettangolo o forse in un cerchio, poi scegliersi anche la grandezza. Sono queste emozioni che forse sarebbe stato bello, non so,
filmare, non lo so, però hanno arricchito, sì, loro hanno imparato cosa sono i monogrammi, ma noi maestri abbiamo imparato molto di più sempre, dico questo. Grazie Gabriella e ringrazio ancora tutti i ragazzi e le ragazze che hanno realizzato i loro monogrammi e che siamo tutti ansiosi poi di andare a vedere nel percorso espositivo. E passiamo adesso all'applicazione concreta, pratica per ognuno di noi di una firma o un sigillo nella contemporaneità. L'Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha un servizio di innovazione tecnologica che Daniele Margotti oggi rappresenta e lui appunto ci parlerà di firma digitale e sigillo elettronico, quindi due strumenti che tutti noi siamo chiamati ad utilizzare e a conoscere, quindi speriamo che grazie a Daniele tutti noi usciamo di qui con maggiore consapevolezza di come questi strumenti ci aiutano nella gestione, nel disbrigo del documento contemporaneo. Prego Daniele. Allora, vi dico subito che cosa non è la firma digitale, non è il disegno della vostra firma messo con immagine su un file, perché altrimenti si potrebbe prendere un altro documento, voi non volete che firmare qualcosa che non è da firmare, ma è qualcosa di rigorosamente matematico basato sulla crittografia. E parto proprio dai documenti che avevano il sigillo 2000 anni fa, perché alcuni di quelli sicuramente erano messaggi cifrati che non dovevano essere letti se cadevano in mani nemiche. Uno dei più antichi sistemi di crittografia era stato usato da Giulio Cesare. Lui i suoi messaggi li scriveva, i segreti, spostando ogni lettera in tre posizioni, quindi la A diventava una D, la B una E, la C una F e così via. Per leggere il messaggio originale bastava spostare indietro di tre posizioni le lettere. Adesso ci farebbe sorridere, però 2000 anni fa, quando già in pochi sapevano leggere, era un sistema sicuramente valido. Poi negli anni sono stati migliorati i sistemi, anzi di usare un numero fisso di posizioni, si usava una parola chiave e ogni lettera veniva spostata in diverse posizioni. La stessa parola chiave serviva poi per poter leggere il messaggio originale. E più o meno funziona così anche con l'informatica, quando dovete mandare un file zippato, protetto da password, fare un Word, un Excel protetto da password, la stessa chiave viene usata per crittografare il messaggio e poi per decifrarlo. Il problema è che si usa sempre la stessa password per le due operazioni e quindi è un po' rischioso, soprattutto se visto che i messaggi passano su tanti server, se il messaggio viene intercettato è più facile riuscire ad individuare la password. Quindi negli anni 70 è stato inventato il sistema di crittografia a chiavi asimmetriche. Quindi ogni persona ha due chiavi, una per fare l'operazione di crittografia e l'altra per la decifratura. E queste chiavi sono legate fra loro con un procedimento matematico basato sui numeri primi. Moltiplicare due numeri primi è facile, però trovare quali sono i numeri primi che compongono quel prodotto è difficile. Se io vi dico 15, presto dire che sono 3x5. Se vi do un numero di 8 cifre, si fa un po' più fatica, bisogna andare per tentativi. Ecco, nella crittografia chiave simmetrica questi numeri sono di 100 cifre, quindi anche i computer più potenti ci metterebbero anni. Quindi per fare un esempio pratico, se io voglio mandare un messaggio segreto ad Andrea, uso la sua chiave pubblica per crittografarlo. In questo modo solo lui, usando la sua chiave privata, può decifrarlo e leggerlo. Se la professoressa lo intercetta, non lo può leggere perché non ha la chiave privata di Andrea, però può crearne uno nuovo, diverso, usando la chiave pubblica di Andrea e farglielo vedere. Andrea non sa che in realtà il messaggio non è mio, ma è suo. E quindi devo fare un'altra operazione, devo usare anche la mia chiave privata per autenticare il messaggio. La professoressa in questo caso non può leggerlo e non può neanche falsificarlo perché non ha la mia chiave privata. E Andrea è sicuro che quel messaggio arriva proprio da me. Se io faccio solo la seconda di queste operazioni, quindi
il mio messaggio lo autentifico con la mia chiave privata, tutti lo possono leggere perché tutti hanno la mia chiave pubblica e hanno la certezza che quel messaggio posso averlo scritto solo io, quindi praticamente l'ho firmato digitalmente. Nella realtà la firma digitale per avere valore legale è basata su dei certificati di firma che non mi sono creato io da solo, me li crea in mente un'autorità di certificazione che me li rilascio dopo aver identificato, perché io non posso spacciarmi per qualcun altro. E di solito li rilascio su una smart card come questa, qui c'è un microchip, all'interno del microchip c'è la mia chiave privata ed è il microchip che si occupa di fare l'operazione di firma. E c'è però un piccolo problema: il microchip non è molto potente, quindi se io devo firmare un file anche di svariati megabyte, con questo microchip non ci riesco. Quindi viene fatta prima un'altra operazione, sempre matematica, perché i file sono sequenze di numeri, quindi si prestano molto bene ad essere manipolati con delle funzioni matematiche. E viene calcolata l'impronta del documento. Quindi, indipendentemente da quanto sia lungo o sia grande il documento, viene estratta sempre una sequenza lunga 256 bit, che è gestita senza problemi dal microchip. Questa funzione di calcolo dell'impronta ha due caratteristiche fondamentali, che tanto due file non possono avere la stessa impronta, perché 256 bit equivale a un numero di 78 cifre, quindi tantissime combinazioni, un miliardo a 9 cifre, un miliardo di miliardi 18, un miliardo di miliardi di miliardi 27, quindi immaginate arrivare a 78. E poi queste funzioni fanno sì che se io faccio una piccolissima modifica al file, l'impronta è completamente diversa. Se ho un documento in cui c'è scritto che devo pagare 10.000 euro, non posso togliere uno zero e poi magari mettere lo zero dall'altra parte, fare piccoli aggiustamenti, è impossibile. Quindi ogni file ha un'impronta univoca. Quindi se io firmo l'impronta è come se avessi firmato il file. Quindi dal punto di vista proprio operativo funziona in questo modo: il software prende il file che deve essere firmato, calcola l'impronta, la passa alla smart card che è collegata al computer con un lettore, il microchip firma l'impronta e il software di nuovo mi crea il file firmato che contiene il documento originale, l'impronta firmata e la mia chiave pubblica. Per verificare la firma, lo stesso software calcola l'impronta del documento originale, verifica, quindi estrae l'impronta che io ho firmato, se queste due coincidono vuol dire che il file è integro e la firma è stata verificata. Se non coincidono vuol dire che c'è stata una modifica e quindi la firma non è più valida. Di questo è il funzionamento della firma digitale, che ha pieno valore legale e non può essere disconosciuta, perché questa tesserina è mia e posso averla solo io. Il sigillo serve invece per i documenti informatici della pubblica amministrazione, che sono composti spesso da più file, ad esempio una richiesta di contributo, una relazione, una descrizione di un progetto, e più alcuni elementi descrittivi come l'oggetto del documento, il numero, le date del protocollo, l'emittente, il destinatario. Per sigillare tutti questi dati viene creato un file XML. Si è scelto XML perché è suddivisibile a blocchi. In ogni blocco viene elencato il dato. Quindi c'è un blocco che identifica l'oggetto, il dato, il numero di protocollo, l'emittente, il destinatario e le impronte dei documenti, dei file. E tutto questo file XML alla fine viene firmato. E questo ci garantisce che il sigillo, questo si chiama il sigillo elettronico, il sigillo informatico, non può essere modificato perché altrimenti la firma digitale non sarebbe più valida. E neanche i singoli file che compongono il documento informatico possono essere modificati perché altrimenti l'impronta sarebbe diversa e quindi ci si accorgerebbe della falsificazione. Grazie Daniele, perché anche tu sei stato molto sintetico e almeno io adesso sono più convinta di prima che la firma digitale funzioni, perché a volte quando mi capita anche molto spesso
di vedere questi file PDF con sottoscritto firmato digitalmente. E uno dice, vabbè, ho appiccicato la cosa firmato digitalmente. Poi c'è tutta l'estensione del file che dice che è stato firmato e così via, però effettivamente, visivamente, un file firmato digitalmente non ha lo stesso impatto rispetto a un file cartaceo con una firma autografa, un timbro, un sigillo in cera lacca, eccetera. In realtà, appunto, questi strumenti ci aiutano proprio perché mantengono le stesse funzioni di quello che veniva usato una volta, ma rende tutto molto più immediato, per cui prima un documento autografo che doveva essere spedito al ministero con raccomandata, con ricevuta di ritorno e per garantire che era stato mandato, eccetera, adesso viene firmato digitalmente, inviato e siamo tutti tranquilli che sia autentico. Quindi sicuramente quest'ultimo passaggio ci spiega come la tecnologia ci aiuta a fare tanti passi avanti, a risparmiare anche tantissimo tempo e carta. Poi la carta invece serve sempre, ma per altre funzioni. Quindi io spero che questo viaggio all'interno del mondo dell'autenticazione vi abbia interessato, vi abbia affascinato. Il nostro percorso non finisce qui perché adesso ci sarà la visita comunque al percorso espositivo. E volevo chiudere ricordando due cose. Intanto ringraziando ancora Francesca Del Giacco che non ha potuto essere con noi, ma che oltre appunto ad aver ideato il tema della mostra, ad averci aiutato a realizzare il percorso, ha anche realizzato il libretto che voi tutti avete avuto oggi in dono. Anche questo fa parte di questo percorso misto di didattica e intrattenimento che come Biblioteca e Archivio stiamo portando avanti. Il percorso BAM, Biblioteca, Archivio, Museo, che sono dei laboratori che noi svolgiamo per tutto l'anno nelle due istituzioni culturali, quindi in biblioteca facciamo i laboratori di archivio e biblioteca e al Museo Baracca ci sono i laboratori museali curati da Massimiliano Fabbri. Vogliono essere delle occasioni per far giocare, divertire, avere un momento di intrattenimento e di svago in un luogo sempre, mi piace ricordarlo, protetto e gratuito, quale può essere la biblioteca e quale è il museo. E in più, però, c'è anche la possibilità di imparare qualcosa. Quindi i laboratori che sono stati fatti dall'archivio hanno permesso di fare un viaggio quest'anno all'interno dello sviluppo delle forme di scrittura, dalle tavolette di cera all'utilizzo della pergamena e così via. E adesso lunedì prossimo, quindi il prossimo lunedì 8 maggio e poi martedì 7 giugno, ci saranno anche altri due laboratori pomeridiani gratuiti aperti al pubblico per tutti i bambini e i ragazzi dai 10 anni in su per la realizzazione di monogrammi che saranno curati sempre da Gabriella e anche da Ottilia Moretto, che è la nostra responsabile della didattica per i ragazzi. Quindi vi ricordo che c'è anche questo appuntamento, se qualcuno è interessato può iscriversi ai laboratori. E questo piccolo manuale informativo serve proprio a dare dei contenuti aggiuntivi rispetto all'aspetto comunque di intrattenimento e di gioco che vogliamo sia sempre preponderante, che è quello della realizzazione del monogramma. E quindi ringrazio voi per la partecipazione, ma ringrazio soprattutto Andrea Magnani, Gabriella Cainazzo, Daniele Margotti e Francesca Del Giacco per la realizzazione, Annalita Tasselli che ha contribuito a realizzare la mostra e non vi dico altro, vi lascio al percorso espositivo, grazie a tutti, buona giornata.